Oggi è il 16 novembre 2023. Mi trovo qui a Fonte di Gualdo con le maniche rimboccate. Mi sono rimboccato le maniche perché è caldo. E oggi è una giornata ferma, il vento non c'è, c'è le nuvole a pecorelle. Un tempo si diceva nuvole a pecorelle, acqua a catinelle. Guarda un po', nuvole a pecorelle. Guarda un po', ah, che roba, tutti i batuffoli. E la fontanella butta di gran carriera e poi butta pure di più, in quel lato lì, a forza da non piove più, butta di più. Pensa che roba. Adesso metto la videocamera bene, perlomeno meglio, toglio il cellulare e facciamoci un segno di croce nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, amen. Oggi non sono con mia sorella qui, l'ultima volta ci sono venuto con mia sorella, oggi sono da solo, però non sono mai da solo perché ci sei anche tu che guardi sto filmato, anche se metti avanti fra poco. Vabbè, a momenti metterai avanti, però io rimango indietro, come ho sempre fatto, e che anche farò adesso, rimango indietro perché gli ultimi saranno i primi e i primi saranno gli ultimi. L'ultimo degli ultimi sarà il primo, quindi rimango indietro. Gesù, vieni a salvarci. Signore, vieni presto nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Ecco, oggi è giovedì, meditiamo i misteri luminosi. Nel primo mistero luminoso contempliamo il battesimo di Gesù nel fiume Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? Ma Gesù gli disse: lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia. Allora Giovanni acconsentì. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: questo è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Tratto da Matteo 3:13-17. Ecco, ripetiamo queste frasi salvifiche ed evolutive, queste armi contro il demonio. Ogni Ave Maria è un'arma, è un proiettile che sparamo. Quindi sparamo, se no siamo sparati, se no ci spara a noi e siamo abbattuti. Se non sparamo noi, saremo abbattuti noi. Quindi sparamo noi per abbattere. Quindi questa è una guerra. Questa vita è una guerra, se non spari tu, te spara lui e mori. Quindi spariamo noi per primi. Però dobbiamo essere sempre tra gli ultimi, in modo che arriveremo primi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ecco, nella realtà che noi non vediamo, ma c'è, ci sono le anime defunte. Quindi in un'altra realtà, in un'altra dimensione, ci sono le anime dei nostri cari defunti. Diciamo eterno riposo, dona loro, Signore, risplende ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel secondo mistero luminoso contempliamo il primo miracolo di Gesù alle nozze di Cana. Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù disse: «Che ho da fare con te, o donna?». La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là sei giare di pietra per le purificazioni dei giudei, contenenti ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare», e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliele portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua, diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio vino buono, e quando sono un po' brilli, quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono». Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Quindi i miracoli esistono, solo che su di noi sembra che non esistono, ma esistono. Noi chiediamo l'intercessione nel nome di Gesù a Mamma Maria per qualunque nostra richiesta di miracolo che ci abbiamo bisogno. La salute psichica, fisica e spirituale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi le rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi per il mondo intero. Nel terzo mistero luminoso contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo». Si recarono da lui con un paralitico portato da 4 persone, non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava. E fatta un'apertura, calarono il lettuccio su cui giaceva il paralitico. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel quarto mistero luminoso contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversarono con lui. Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: Signore, è bello per noi restare qui. Se vuoi farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva: Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi per il mondo intero. Nel quinto mistero luminoso contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia nell'ultima cena. Mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunciata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo».
Poi prese il calice e dopo aver reso grazie glielo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue della nuova alleanza, versato per molti, remissione dei peccati. Io vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Altro proiettile, dai! Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria. Un Padre ave gloria, secondo le intenzioni del Sommo Papa e tutte le nostre richieste a Gesù per intercessione di Mamma Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre celeste che sei Dio, abbi pietà di noi.
Figlio Redentore del mondo, che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo, che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Grazia Divina, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Senza Colpa, prega per noi. Madre Amabile, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudentissima, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di ogni lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Modello di Santità, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Causa della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tempio di Gloria, prega per noi. Modello di vera pietà, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Gloria della stirpe di Davide, prega per noi. Splendore di grazia, prega per noi. Arca della nuova alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo infatti degni delle promesse di Cristo. Signore Dio, concedi a noi, tuoi servi, una continua salute di corpo e dello spirito, e per intercessione gloriosa di Maria, sempre Vergine, liberaci dai mali che la vita della vita presente, e donaci il gaudio dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, adesso consacriamoci al Cuore Immacolato di Maria. Con l'atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. Vergine di Fatima, Madre di Misericordia, Regina del Cielo e della Terra, rifugio dei peccatori, noi aderendo al Movimento Mariano ci consacriamo in modo specialissimo al tuo Cuore Immacolato. Con questo atto di consacrazione intendiamo vivere con te e per mezzo di te tutti gli impegni assunti con la nostra consacrazione battesimale. Ci impegniamo altresì ad operare in noi quell'interiore conversione tanto richiesta dal Vangelo, che ci distacchi da ogni attaccamento a noi stessi e facili compromessi col mondo, per essere come te, solo disponibile a fare sempre la volontà del Padre. E mentre intendiamo affidare a te, Madre dolcissima e misericordiosa, la nostra esistenza e vocazione cristiana, perché tu ne disponga per i tuoi disegni di salvezza in quest'ora decisiva che grava sul mondo, ci impegniamo a viverla secondo i tuoi desideri, in particolare per quanto riguarda un rinnovato spirito di preghiera e di penitenza, la partecipazione fervorosa alla celebrazione dell'Eucaristia e all'Apostolato, la recita quotidiana del Santo Rosario, da un austero modo di vita conforme al Vangelo, che sia a tutti di buon esempio nell'osservanza della legge di Dio, nell'esercizio delle virtù cristiane, specialmente della purezza. Ti promettiamo ancora di essere uniti al Santo Padre, alla gerarchia e ai nostri sacerdoti, così da porre una barriera al processo di contestazione del Magistero che minaccia le fondamenta stesse della Chiesa. Sotto la tua protezione vogliamo anzi essere gli apostoli di questa oggi tanto necessaria unità di preghiera e di amore al Papa, su cui invochiamo da te una speciale protezione. Infine ti promettiamo di condurre le anime con cui veniamo a contatto in quanto ci è possibile ad una rinnovata devozione verso di te. Consapevoli che l'ateismo ha fatto naufragare nella fede un grande numero di fedeli, che la dissacrazione è entrata nel Tempio Santo di Dio, che il male e il peccato sempre più dilagano nel mondo, osiamo alzare fiduciosi gli occhi a te, Madre di Gesù e Madre nostra misericordiosa e potente, di invocare ancora oggi ed attendere da te la salvezza per tutti i tuoi figli.
O clemente, o pietosa, dolce Vergine Maria. Adesso il Vangelo. Dal libro della Sapienza, 7:22-8:1. Nella Sapienza c'è uno spirito intelligente, santo, unico, molteplice, sottile, agile, penetrante, senza macchia, schietto, inoffensivo, amante del bene, pronto, libero, benefico, amico dell'uomo, stabile, sicuro, tranquillo, che può tutto e tutto controlla, che penetra attraverso tutti gli spiriti intelligenti, puri, anche i più sottili. La Sapienza è più veloce di qualsiasi movimento. Per la purezza si diffonde e penetra in ogni cosa. È effluvio della potenza di Dio, emanazione genuina della gloria dell'Onnipotente. Per questo nulla di contaminato penetra in essa. È riflesso della luce perenne, uno specchio senza macchia dell'attività di Dio. È immagine della sua bontà. Sebbene unica, può tutto. Pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova attraverso i secoli, passando nelle anime sante, prepara amici di Dio e profeti. Dio infatti non ama se non chi vive con la Sapienza. Ella in realtà è più radiosa del sole e supera ogni costellazione. Paragonata alla luce risulta più luminosa. A questa infatti succede la notte, ma la malvagità non prevale sulla Sapienza. La Sapienza si estende vigorosa da un'estremità all'altra e governa e meraviglia l'universo. Pensa che bello la Sapienza. Dal Vangelo secondo Luca 17:20-25. In quel tempo i farisei domandarono a Gesù: quando verrà il regno di Dio? Egli rispose loro: il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione. Nessuno dirà: ecco qui, oppure eccolo là, perché ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi. Disse poi ai discepoli: verranno giorni in cui desidererete vedere anche uno solo dei giorni del figlio dell'uomo, ma non lo vedrete. Vi diranno: eccolo là, oppure eccolo qui. Non andateci, non seguiteli. Perché come la folgore guizzando brilla da un capo all'altro del cielo, così sarà il figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima è necessario che egli soffra molto e venga rifiutato da questa generazione. E adesso la spiegazione del Papa al Vangelo. Il giorno che farà rumore lo farà come la folgore guizzando che brilla da un capo all'altro nel cielo. Così sarà il figlio dell'uomo nel suo giorno, il giorno che farà rumore. E quando uno pensa alla perseveranza di tanti cristiani che portano avanti la famiglia, uomini, donne che curano i figli, curano i nonni e arrivano alla fine del mese con mezzo euro soltanto, ma pregando... È il regno di Dio nascosto in quella santità della vita quotidiana, quella santità di tutti i giorni, perché il regno di Dio non è lontano da noi, è vicino. Questa è una delle sue caratteristiche, vicinanza di tutti i giorni. Il regno di Dio è umile come il seme, umile ma viene grande per la forza dello Spirito Santo. A noi tocca lasciarlo crescere in noi, senza vantarci, lasciare che lo Spirito venga, ci cambi l'anima e ci porti avanti nel silenzio, nella pace, nella quiete, nella vicinanza a Dio, agli altri, nell'adorazione a Dio senza spettacoli. Ecco. Ho letto pure il Vangelo e adesso facciamo una riflessione insieme, che questa vita è passeggera, è momentanea e termina e terminerà. Terminerà. Cosa ci fa capire questo? Senti gli uccellini, i cuoricini che cantano, cantano i cuoricini. Vuol dire, ci vuole far significare, siccome è corta la vita, è corta, è passeggera e termineremo, ci abbiamo un termine ultimo noi, vogliamoci bene. Iniziamo a non giudicarci, a non condannarci e a non dire false testimonianze delle persone in genere. Non dobbiamo dire false testimonianze, bugie, falsità.
incriminazioni. Non si deve perseverare a fare il male, ma si dovrebbe perseverare da fare il bene. Quante volte l'ho detto? Quante volte l'ho detto che non ha servito a niente? Quante registrazioni avrò fatto io fino adesso? Non ha servito a niente, un bel niente. Perché ancora se continua a fare del male, se continua a perseguitare, a deridere, a calunniare, a diffamare, a giudicare, a condannare, ancora c'è la guerra tra i poveri, la guerra dei poveri stupidi, la guerra dei poveri stupidi, lasciatemelo dire forte, come si fa a fare guerra tra di noi poveri, siamo gente terra terra. Non è più possibile, non è più plausibile fare guerra tra i poveri, tra poveri. Le guerre nascono dalle incomprensioni, però anche dalla malignità dell'anima. Se uno ha un'anima ottenebrosa, fa guerra, ma se uno ha un'anima bella, non fa guerra. Un'anima pura, un'anima casta, un'anima bianca, non un uomo nero. Gli uomini neri fanno guerra e cercano la guerra, cercano la cattiveria, la malvagità, la superbia. Quindi noi dovremmo prendere spunto dai santi. I santi non facevano guerra tra di loro o nemmeno con gli altri. Facevene del tutto per essere in armonia con l'universo. E l'armonia con l'universo significa a stare nell'amore, nei doni dello Spirito Santo, della sapienza, come ho letto prima, nei doni della sapienza. Quindi adesso con questa grazia grandissima che questa fonte butta pure di più non piove e più butta di più. Io termino qui e mi bevo questa acqua nella bottiglia depurata da un'azienda. A ricordo che un tempo, fino all'anno 2000, potevamo tutti bere da queste fonti d'acqua gratis. Ma le creature cosa hanno fatto? Hanno messo tutto a pagamento, grazie alla loro superbia, alla loro vanagloria. Grazie a coloro che hanno voluto mercificare tutto, ecco qua, rendere tutto merce da pagamento. Invece il Dio Onnipotente ci ha donato tutto gratis, grazie al suo amore folle. Un amore folle a dar gratis alle creature qui sulla terra, tutto quante le risorse del pianeta. Pensa che bello, pensa che Dio d'amore che ci abbiamo. Riflettiamo un po' e iniziamo ad amarci gli uni gli altri. Basta diffamarci, basta deriderci, basta offenderci, basta percuoterci, basta fare la malvagità, le cattiverie. Viviamo tranquilli, cerchiamo di essere in pace gli uni gli altri. E questo è il mio messaggio che do, è questo il messaggio giornaliero che ho sempre dato, e non mi è stato preso da spunto, perché ancora sto qui a parlarne. Quante volte l'avrò fatta queste registrazioni, non ha servito a un bel niente. Non serve a niente le registrazioni su YouTube, io mi sono stufato proprio, non ne posso più, basta, la faccio finita? La farò finita. Sta tranquillo e tranquilla. La farò finita, perché il mio percorso, la mia storia su YouTube, e la mia missione l'ho portata a termine. Adesso queste qui sono le goccette che ci è rimaste. Le missioni l'ho portate a termine.
Ho portato a termine le mie missioni, non state comprese? Ad è cazzi vostri e cazzi di tutti quanti messi insieme. Tutti cazzi nostri se non ci volemo bene e non cominciamo ad amarci gli uni gli altri. Fine!